ci parla po'. Ma riordo io ero un bimbetto, mi pa di sera là al canto del fo, mi principio a parlare di questo metto, chiamarlo metto intanto e fuori giò, perché fu un grande altro che genietto, nell'epoca più piena di ignoranti spiegò la matematica a tutti quanti. Secondo un professore americano, quello che rivoluzionò Leonardo fu di poter far col bianco a mano subito in fretta senza più ritardo. Una specie insomma senza andar lontano, nel personal computer non è un azzardo, che te ora puoi gestì senza una svista, senza riorre dallo specialista. Pisa, che dominava il mondo intero, nel calcolai i guadagni aveva impacci, numeri romani, casino vero, ma ci pensò Leonardo e Fibonacci. Ora non lo so però per qual mistero di questo gran scienziato da invidiacci a Pisa se ne parli un popolino come se fosse uno del peino. Gli fu anche fatto dopo un monumento, ma oggi poi te l'hanno rimpiattato, dopo ricerche e con ragionamento, al cimitero vecchio l'ho trovato. Su Lungarni c'è sì un riferimento, ma quello a lui oggi intitolato er più strenito, ci può far due passi, se lo vedesse lui ci addancazzassi. Indando poi a parlare del suo asato, a Pisa era chiamato Erbigollo, indo a Bucia ad Argeri un po' incazzato, c'era su pa cindo a rotta di ollo. Dall'arabi, da loro poi ha imparato dei numeri e gli entrò non er midollo, da scrive un libro, un'innovazione, perché inventò la moltiplicazione. Siccome il nonno si chiamava Nacci e quel bigollo a lui mi andava giù, lo chiamò nonno di stirpe Fibonacci e con quel nome riordato fu. Tornato a Pisa, poi per sempre stacci, uomo sapiente e saggio anco di più, una serie di numeri tiro fuori che magici son detti da urtori. Ci studian sempre e sai, lì non ci piove, quella sequenza gli è quasi un mistero, ci han trovato perfino anco le prove che il mondo c'è legato per intero.
Arganzo fu, er contà da 1 a 9, cor per di più aggiunto anco lo 0, da poter scrivere numeri complessi, non solo gli scienziati, ma anco fessi. Nel 1200 ho l'innovazione, che poi il calcolo semplificato. L'abba o antico andò presto in pensione, chi aveva il pallottoliere l'ha buttato. Da quanti ti ce n'era d'occasione, riempinno sa il mercato dell'usato. Ora a trovare quello di Fibonacci, una fortuna te potresti farci.